parte Fabrizio Bertè. Giornalista di La Repubblica e non solo. Consegna, cioè legge la motivazione, Tonino Cafeo, un collega super. E poi mi deve aiutare ad alzare qua il trofeo. Questo ovviamente non lo diamo a Tonino. Sarebbe problematico. Allora, questo è il super diploma. Io sono veramente orgoglioso di premiare un collega giovane che rappresenta anche le nostre idee, oltre che la professione in questo modo. Nell'anno appena trascorso gli è capitato di tutto, dall'essere trattenuto in questura al fare i conti con una richiesta di risarcimento milionario, dall'essere insultato e attaccato via social dal domino forte all'essere perquisito. E tutto ciò perché semplicemente ha scritto liberamente su argomenti tosti come gli affari all'università, l'acqua vettoriata, le proteste per i cambiamenti climatici. Forse per questo ho preferito in questi mesi dedicarsi a un tema più tranquillo, non divisivo, senza poteri forti e politici arroganti che minacciano e accusano, come il ponte sullo stretto. E per di più dando voce al No Ponte e ai dubbi sulla fattibilità della grande opera. Al resiliente, temerario, già cronista dell'anno 2023, Fabrizio Bertè. Premio No Ponte Aulos all'Università. Guarda qua, guarda che mi mette d'accanto. Grazie. Sono vestito di gala pure. Grazie, che in effetti. Il rosso ci sta sempre, Daniele. Io. Ridiamo il microfono a Daniele. Sì, no, dici se vuoi dire qualcosa. Sì, grazie. No, grazie a voi. Bellissime parole, di questo me lo appenderò sicuramente a casa. E anche il trofeo. Sicuramente la camicia costerà più della cosa, però. Ma intanto sono molto contento di essere qua, vi ringrazio perché poi sono molto felice di quello che ha detto Danilo, ma è l'articolo di appunto, cioè se non ci fossero state persone anche come voi, persone che ci hanno creduto, le persone che mi hanno fatto entrare in casa e mi hanno anche raccontato le loro storie, il loro vissuto, sarebbe stato tutto molto più inconsistente. Penso che il mio ruolo diciamo, è molto molto importante più di questo. Per cercare di dare voce a chi magari in un determinato momento storico non ne ha o comunque ce l'ha ma si sente molto più bassa diciamo rispetto a quella di altri, un mondo in cui spesso purtroppo diciamo vince l'arroganza, vince la prepotenza, vince tutto quello che a me non piace, tutto quello verso cui noi ci vogliamo battere, ci battiamo ogni giorno quotidianamente, quindi un bellissimo premio, vi ringrazio, lo dedico anche a tutti i ragazzi diciamo, che cercano a maggior ragione oggi il loro posto nel mondo in un momento molto molto difficile. Grazie. 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 Ci confermi.